questo nuovo appuntamento con il quiz di Warhammer, dedicato al mondo del 40.000. Ecco il nostro campione, Alessandro! Ciao a tutti! L'eterno sfidante, Colombino! E il tizio che passava di lì! Perfetto, siamo qua a una nuova puntata di Warhammer Quiz con domande sul 40K. Le domande di oggi sono sempre su prenotazione, quindi prima di tutto, come di consueto, facciamo un giro di base per vedere se i buzz funzionano. Partiamo dal nostro campione. E il suo buzz funziona. Per sfidante Colombino. E il buzz funziona. Sfidante Fra. Funziona, perfetto, possiamo partire. Scusi, signor Giolappo, posso salutare a casa? Ciao mamma. E anche ringraziare Simone, lui lo sa. La prima domanda: razza umanoide grigia pratica la filosofia del il bene superiore. Sfidante Fra? Taus, esatto, risposta corretta, un punto per lo sfidante Fra, che si riprende incredibilmente in questa edizione, in questa puntata sembra vivere di una... No, forse no. Passiamo alla prossima domanda. Bravo Colombin! Verdi, umanoidi, fungini, con una naturale affinità per la tecnologia. Sfidante Fra. Orcs, giusto, la risposta è corretta, due punti per lo sfidante Fra. Vorrei insegnare del fair play a tutti quelli che ci seguono da casa. Mi raccomando, sempre così. Passiamo alla prossima domanda, una domanda molto facile. Razza umanoide dedicata ai poteri psionici. Campione? Eldar. Esattamente, risposta corretta. Quindi abbiamo un punto per il nostro campione, 0 punti per lo sfidante Colombino, che vaga nel warp del Warhammer 40.000, e 2 punti per lo sfidante Fra. Passiamo alla prossima domanda. Razza del pianeta Peck, conosciuta per evolversi. Campione? Krut. Esattamente, risposta corretta, 2 punti per il nostro campione. Razza dell'Imperium, la cui casa è la Sacra Terra. Campione? Adeptus Custodes. Mi spiace, risposta sbagliata. Razza? Umani. Esattamente, risposta corretta. Un campione che mi sbaglia queste domande, ma... Comunque, l'imperatore non sarebbe contento di questo. No, no. Passiamo alla prossima domanda. Razza insettoide rettile conosciuta per distruggere i pianeti in cerca di biomassa. Sfidante Colombino è il primo che si è prenotato. Tiranidi. Un punto per lo sfidante Colombino. Attenzione. Passiamo alla prossima domanda. Una razza antica. Gli antichi. Necro. Risposta corretta, 3 punti per il nostro campione. Lui risponde prima di che finisca la domanda, non vale. Gliela annullerei questa. Io stavo aspettando che finisse, per cortesia, e tu non anch'io ho provato questa cosa, ho visto che non funziona. Ok, prossima domanda. Bravo bambino! Fa male tanto, credo, questa. Sì. Umano. Vuoi rispondere già, campione? Maestro capitolare degli Ultramarini. Il primo è stato lo sfidante titolare degli Ultramarini, Magnus Calder. Punto per lo sfidante Fra, che si riprende anche questa volta, incredibile. Comunque secondo me il mio buzz non funziona. Facciamo una prova per vedere se il suo buzz funziona veramente o no. Sì, funziona. È lei che non è abbastanza veloce. Passiamo alla prossima domanda. Umano. Vuoi già rispondere, campione? No. Ok. Conduce... Jerry Scotti! Conduce le difese di Armageddon tradito... Sfidante Colombino, questa volta... Commissario Yarrick. Aspetti, notaio deve sentire bene. Ripeto, mi dica. Yarrick. Com'è che si chiama? Yarrick! Risposta corretta. Prossima domanda. Umano. Precedente governatore di Armageddon. Traditore dell'impero durante la seconda invasione degli orchi. Volta però non ricordo. Von Stab. Risposta corretta, campione. Prossima domanda. Umano.
l'unico colonnello commissario registrato nella storia dell'impero? E rispondi, Ibram Gaunt. Giusto. Risposta corretta, campione. Prossima domanda. Nel frattempo c'è successo qualcosa di strano, ma non sappiamo che cosa. Umano. Mentre era considerato un eroe dall'impero, lui si era autoproclamato codardo e una disgrazia al commissariato. Il colonnello Schaffer? No, risposta sbagliata. Sta a voi. Prossima domanda. Prossima domanda. Chi era? Chaffas Kane. Ah, non ho capito chi è, ma non conosco più il background. Umano. Sì. Corrente Lord Castellan di Cadia. Creed. Usarkar i Creed. Risposta corretta. Io non gliela darei. Umano. Corrotto dal caos e ha condotto le crociate nere nell'occhio del terrore per millenni. Ezekiel Abaddon. Sì. Conosciuto come? Abaddon il distruttore. Giusto, risposta corretta. Prossima domanda. Eldar, ora morto, sì, a cui piace la passera. Maugan Ro. No, risposta sbagliata. Yuriel. No, risposta sbagliata. Eldrad. Risposta corretta, Eldrad Ultra. Vai. Un punto per lo studente colombino. Io darei anche lo schiaffone. Ma mi ero contento di rispondere, io non volevo. Prossima domanda, siamo alle ultime due. Orco, comandante dei Commandos Teschio Rosso. Nastre. Sbagliato. Risposta sbagliata, campione. Si mette le cuffie, sfidante colombino, che sennò le suggeriscono. Il castigo. Bravo colombino. Snickrot. Un punto per il nostro sfidante Fra, che all'ultimo secondo risponde guadagnando questo punto. 7 punti per il nostro campione, 3 punti per il nostro sfidante colombino e 7 punti per il nostro sfidante Fra. Ultima domanda. La tensione è a palla. Il nostro campione si rifugia sotto al divano. La paura del campione. Attenzione, attenzione, questa sfida è clamorosa. La sfidante Fra nel scorso episodio ha dormito, ma in questo episodio sta facendo un orco considerato come profeta degli dèi degli orchi. Gazgul. La risposta è corretta! E abbiamo un campione che si conferma campione per un pelo, sfidante Fra, perché ce la poteva fare. Fino all'ultima è stato lì testa a testa. Bellissimo, bellissimo scontro. Un bellissimo scontro. Colombino ha vagato nel warp per tutta la puntata, ma non importa. E niente, dopo aver riconfermato l'imponente bravura del nostro campione, che viene cuffiato in questo momento dallo sfidante colombino. Grazie. Possiamo solo che dire grazie a tutti per averci seguito e ci vediamo alla prossima puntata. Non dimenticatevi di mettere un like sotto dove indica il nostro campione, va messo il like, e se volete iscrivetevi. Per il resto è tutto. Ciao!